Il tumore della mammella è la prima patologia neoplastica nel sesso femminile, è in assoluto la prima patologia neoplastica, che ha conosciuto dei grandi miglioramenti terapeutici, legati sia da un lato alle diagnosi sempre più precoci e sempre più raffinate per la caratterizzazione molecolare della malattia, e sia perché ovviamente sulla base di queste conoscenze biologiche nuove che ci sono sulla malattia abbiamo a disposizione farmaci sempre più moderni, farmaci target, come si utilizza dire con termine anglosassone, che chiaramente sono farmaci che minimizzano gli effetti collaterali e ovviamente massimizzano i risultati sulla malattia. Naturalmente è tutto un concerto e un contributo di atteggiamenti e di percorsi. Il tumore della mammella non può non essere trattato all'interno di un sistema complesso come qual è una breast unit, dove c'è il concorso di più specialisti per definire nel migliore dei modi il percorso diagnostico-terapeutico della patologia. E naturalmente ognuno poi dà il proprio contributo terapeutico o diagnostico, radioterapisti, chirurghi, oncologi, anatomopatologi, biologi molecolari, genetisti. Oggi un aspetto importante è questo della genetica. Il 10% dei tumori della mammella ha sicuramente una relazione con una qualche mutazione, genica ereditata. Penso soprattutto al BRCA e anche su questo si sta facendo molto, molto che significa prevenzione, perché naturalmente la individuazione del carattere genetico mutato, portato da un paziente, significa instaurare un processo di prevenzione e quindi naturalmente un intervento precoce nel caso evidentemente di trasformazione neoplastica. E ovviamente anche questo comporta una organizzazione particolare perché c'è bisogno del genetista, c'è bisogno diciamo della breast unit che individui e segua nel modo corretto questi pazienti. Individua significa chiaramente che c'è bisogno della concordanza di alcuni criteri per poter sottoporre a test il paziente. Novità ci sono anche dal punto di vista della immunoterapia del tumore della mammella. L'immunoterapia va tanto di moda in oncologia oggi, ha cambiato le sorti e la storia di alcune malattie e anche nel tumore della mammella ritengo che avrà un ruolo sempre più importante, sempre più pregnante. Tutto questo naturalmente porta a miglioramenti evidenti di sopravvivenza per il tumore della mammella. È chiaro che la diagnosi precoce guarisce nella maggior parte dei casi il tumore. Oggi in Italia possiamo affermare con assoluta tranquillità che l'87-88% delle donne che sviluppano un tumore della mammella guariscono, cioè sono libere da malattia a 5 anni. E questo è un dato estremamente importante che non è conosciuta in nessun'altra patologia neoplastica. E naturalmente abbiamo armi efficaci anche per trattare, combattere e cronicizzare la malattia avanzata. Lo screening è codificato, lo screening mammografico, che è prevenzione secondaria, va iniziato dopo i 44 anni, 45 anni. In Basilicata la fascia target è stata allargata dai 45 anni in poi fino ai 74 anni. E naturalmente il secondo schedula, chiaramente vengono convocati ogni 2 anni, salvo diciamo, fatti che intervengano nel frattempo, per la mammografia di controllo. Tutte le donne fanno parte in quella fascia di età del gruppo target, diciamo, della mammografia del tumore della mammella.
Ovviamente ci sono delle pazienti particolari, è il caso per esempio delle pazienti mutate che hanno chiaramente un protocollo di monitoraggio assolutamente diverso, perché viene accelerato, naturalmente viene contratto il tempo, diciamo, di monitoraggio. E eseguono anche esami, diciamo, di terzo livello, come può essere una risonanza magnetica, per una migliore definizione, ovviamente, di quelle lesioni sospette che ci possono essere. La familiarità che viene presa in considerazione è, per esempio, la esistenza di più casi in un nucleo familiare. Quando parlo di nucleo familiare parlo soprattutto di rapporti di primo grado, madre, figlia, sorelle e via di seguito. Oppure quando ricorrono casi giovanili, molto giovanili. Una donna che ha un tumore della mammella al di sotto dei 40 anni deve essere assolutamente sottoposta a test genetico. Oppure quando ci sono casi di tumore dell'ovaio associati al tumore della mammella nel gruppo familiare, o se c'è una caratteristica biologica particolare del tumore della mammella nel caso probando, cioè nel caso individuato di tumore. E cioè la tripla negatività. La tripla negatività è un'indicazione ad eseguire il test. La bilateralità del tumore della mammella sono tutte situazioni che devono indurre a valutare la possibilità di eseguire un test. Ovviamente queste valutazioni le fa l'oncologo insieme al genetista. Non nascono spontaneamente, non può essere il medico curante a suggerire non perché non ne possa avere le capacità, ma perché chiaramente deve essere un percorso rigoroso, altrimenti si fa uno screening diffuso che non giova a nessuno e mette soltanto allarmi.